come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla Domenica delle Palme. Ho scelto un breve brano della Passione secondo Marco che la liturgia ci propone in questa domenica. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Nella Domenica delle Palme ascoltiamo tutto il racconto della Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Immaginiamoci la scena: Gesù che entra a Gerusalemme, osannato dalla folla. Ma guardiamo come si comporta la folla. Oggi acclama, domani bestemmia, esalta e poi bastona. Chiediamoci: e noi? E la nostra fede? Come la mostriamo nei confronti del Signore e nei confronti dei fratelli? Qual è cioè la nostra risposta a Cristo? Guardate, non basta una preghiera, non basta una messa, non basta un semplice atto di carità per essere cristiani. Gesù ce lo ricorda: chi persevererà fino alla fine sarà salvo. E poi ci ricorda anche in un altro passo: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è degno di me. Il cristiano chi è allora? Il cristiano è colui che cammina dietro a Cristo con fedeltà e perseveranza. Fedeltà e perseveranza. Ma qual è questa strada di Cristo? Andare dietro a Lui, qual è la sua strada che dobbiamo percorrere anche noi? Guardiamo il comportamento di Gesù. Intanto Gesù respinge Satana quando gli propone la strada del potere. Dio non vince così. Gesù rimprovera Pietro quando aveva annunziato la sua prossima passione e Pietro aveva risposto: non ti accadrà mai. E va Gesù dietro, va decisamente verso la croce. Questa è la strada di Dio, questa è la strada del suo trionfo. Oggi noi guardiamo Gesù che entra a Gerusalemme. Ormai è giunta la sua ora, l'ora tanto attesa. Egli si presenta mite, pacifico, buono, apparentemente debole. Ci ha insegnato che la grande forza del mondo è la bontà. Il vero forte, ci ha insegnato, è l'uomo buono. Ci ha insegnato che il vincitore è chi dà, chi offre la vita per gli altri.
ma nella passione, in questo racconto che la liturgia ci propone oggi, non c'è soltanto Gesù. Ci sono altri personaggi che prendono risalto in rapporto a Gesù. Voglio accennare semplicemente ad alcuni di questi per confrontarci con ciascuno di loro. Nel racconto della passione c'è Pilato. Chi è Pilato? È un indeciso, perché vuoto. Chi è vuoto di ideali facilmente può condannare, e può condannare anche Cristo, ieri e oggi. C'è anche la figura di Pietro. È un indeciso perché debole. La debolezza, cari fratelli, è pericolosa. È terreno di tradimento e soccombe. La fedeltà di Dio si paga con l'eroismo. C'è anche un'altra figura che desidero che si metta in risalto, la figura di Giuda. È un deciso al male, perché l'orgoglio è il cancro dell'anima, l'orgoglio è la radice di ogni violenza, l'orgoglio è l'inizio dell'inferno. Ci sono i sommi sacerdoti, gente che conosceva perfettamente la lettera della Bibbia, ma non conosceva lo spirito che usava la Bibbia per poterla spiegare, ma secondo le proprie vedute. Questi sono i sommi sacerdoti. In ultimo, c'è una figura che sottolineiamo con grande attenzione. C'è Maria, una decisa nel bene fino alla croce, perché Maria è umile nel suo cuore. Qui nella passione di Cristo Maria rivela tutta la sua grandezza. Ha seguito Gesù lungo il percorso che lo condurrà al Calvario, il suo figlio Gesù. E Maria si presenta lì poi, ai piedi della croce, sosta, piangendo, dolorosa. Qual è il personaggio nel quale noi ci ritroviamo? La passione di Gesù, carissimi fratelli, continua. Chi siamo noi oggi nella passione del Signore? Forse ci troviamo talvolta nel comportamento di Pilato, di Pietro, di Giuda, dei sommi sacerdoti. Allora ecco un proposito e un impegno per tutti per iniziare bene questa settimana santa, che è il cuore di tutto l'anno liturgico della Chiesa. Seguiamo il comportamento di Maria. Facciamoci umili e con lei seguiamo il Signore nella strada della croce, che, come sappiamo, è la strada della vittoria di Dio e della nostra salvezza. Buon impegno nella settimana santa. Nel tempio del mio Signore.